Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Galles e Italia. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Ecco le formazioni delle due squadre. Un solo punto. Basterebbe un solo punto per andare avanti. E detta così sembra facile, ma il calcio è imprevedibile, si sa, soprattutto a questi livelli. E non dà certezze. Dovranno sudarsela. Partita. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Antonio Candreva, un calciatore che dà il meglio di sé sulla fascia destra, ma bravo anche come centrocampista centrale o trequartista. È un calciatore dai piedi buoni, preciso nei lanci lunghi e con una buona visione di gioco, ma la sua caratteristica migliore è sicuramente il cross. Quando va sulla fascia riesce sempre a mettere la palla all'interno dell'area di rigore in maniera pericolosa. Oggi credo che sarà questa la prerogativa che lo farà essere determinante. Ha senza dubbio. Verratti. Bale. Insigne. La mette sulla fascia. Riceve il passaggio. Cross di Lorenzo Insigne. Lo mette fuori. Può colpire, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. E passa! Salta e colpisce di testa! E c'è il gol dell'Italia! Lorenzo Insigne ha intuito bene il passaggio, ha capito subito che l'occasione era ghiotta e l'ha sfruttata a dovere. Un'azione micidiale. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Sono davvero determinati, vogliono qualificarsi ad ogni costo. De Sciglio. De Rossi. Lorenzo Insigne. Bale. Se ne va. Iniziativa personale è piuttosto pericolosa, ma la difesa ha fatto il suo dovere. Non trova spazio. La mette in avanti. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Pericolo sventato almeno per ora. Rimessa laterale. Cerca la profondità sulla fascia. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa dal fondo.
tempo che si conclude dunque qui. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 e siamo nell'intervallo. Nei prossimi 45 minuti si decideranno i giochi di questo girone. L'Italia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Butta in mezzo. È bravo proprio a puntare i difensori e saltarli. Da lui ti puoi aspettare questo ed altro. Effettua un cross dalla tre quarti. Tenga il duro ma efficace. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. De Sciglio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Vuole la profondità. Bernardeschi si libera alla grande, cerca la profondità. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Un'altra opportunità da fermo. Chance per tirare. E trova un gol incredibile. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Palla larga in profondità. Possibilità di tiro. Cerca la rete. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. De Rossi. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. No, non è una sorpresa, quando finisci sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno. Colpisce il pallone e potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. C'è la palla lunga in avanti. De Rossi. Passaggio in avanti. Prova la giocata nello spazio.
c'è il retropassaggio. Verratti. Buon lancio. La conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Bale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ed è una vittoria questa che premia i loro sforzi. Si sono garantiti la qualificazione. Hanno disputato un buon girone di qualificazione e ora possono giustamente festeggiare una qualificazione meritata. Naturalmente adesso inizia la parte più difficile del torneo, ma questa squadra può arrivare lontano, Fabio.